Se siete appassionati di cavalli scivolatori, allora siete nel posto giusto. Parte Beyond Reining, oltre il reining. Un contenitore multimedia del team Bonaga Communication, secondo un format pensato da Giovanna Facchini e Riccardo Boschini e per la regia di Matteo Petrillo. In questa sezione, talk show salotto, diciamo così, avremo delle interviste fatte a più voci che speriamo troviate simpatiche e anche un po' irriverenti, che magari vanno a cercare il lato nascosto dei grandi campioni con cui avremo il piacere di parlare. E in questa prima occasione non potevano mancare ovviamente Mirko Midili e Lukas Cekovic, freschi co-champions del Futurity Era NRC 2019, l'ultimo grande evento ad oggi disputato, speriamo di tornare presto in campo, e grandi amici anche nella vita. E così vediamo un po' che cosa ci hanno raccontato. State con noi! '12-2019, due vittorie molto diverse tra loro, una ti ha lanciato, una in qualche modo ti ha consacrato dopo alcuni anni in cui ci sono stati diversi cambiamenti. Ci racconti qualcosa di questi tuoi due momenti preziosi, importanti, sia come trainer che anche credo come persona, come li hai vissuti e se ci sono state delle differenze importanti di cui ci vuoi raccontare qualcosa, anche magari nell'impatto che c'è nel tuo programma? Sicuramente è stato molto diverso proprio per la differenza di età, nel senso all'epoca ero comunque un ragazzino e avevo poca esperienza, riuscivo a controllare le mie emozioni in maniera molto diversa da quello che riesco a fare oggi. Ho avuto la fortuna di avere un cavallo speciale che era SG Frozen Enterprise e diciamo che il mio unico compito è stato quello di cercare di sopportare tutte quelle pressioni che avevo, perché comunque avevo le persone attorno a me avevano molte aspettative da quel cavallo e sapevo che se non avessi fatto un buon risultato era un colpo basso, no, per me, visto che comunque avevo un cavallo per vincere. Quindi c'era molta pressione e diciamo che la parte dove sono stato più bravo è stata proprio quella dove ho dovuto comunque tenere questa pressione e stare concentrato fino alla fine. Poi per il resto, secondo me, l'80% l'ha fatto il cavallo, perché l'esperienza che avevo all'epoca era veramente minima, andavo molto distinto, ma non avevo un programma solido come quello che posso avere oggi, ecco. Oggi invece ho una consapevolezza diversa, sono maturato tanto, sono cresciuto, sono passati 8 anni. Black è un cavallo speciale, anche lui molto bravo, magari non con il talento che aveva quel cavallo lì, però comunque si è dimostrato un cavallo veramente onesto in gara, e se ha tutte le manovre da più mezzo, comunque fa le sue manovre da più mezzo sempre, e questa è una cosa molto importante per i cavalli da Futurity. È meglio avere un cavallo così costante che non ha niente di eccelso, ma è costante, piuttosto che magari avere un fenomeno che magari ha manovre da più ne mezzo, ma te le fa una volta sì e 10 no, e allora con 3 go in fila all'altro, insomma, può essere un problema se è un cavallo del genere. Invece lui è stato bravissimo dall'inizio alla fine. Mostrato assieme a Lucas in quella splendida finale del 2019, dicevamo un attimo prima, dopo di noi il diluvio, vero Mirko e Lucas, perché è stato l'ultimo show a cui abbiamo assistito e speriamo presto di ripartire. Volevamo riportarti anche un po' di curiosità del pubblico che comunque continua a mantenere attorno al mitico Iceman, perché diciamo è un cavallo che sta facendo molto bene anche nel breeding, in effetti, in questo momento, e dopo quella straordinaria vittoria
il volo verso gli Stati Uniti. Come hai vissuto quel periodo, questi anni sotto la guida di Andrea? Cioè, più orgoglio per la strada che ha fatta o qualche rimpianto per quello che magari non è successo? No, io sono molto orgoglioso di quello che ha fatto quel cavallo. Per me è come se fosse stato, che ne so, non dico un mio figlio, però comunque l'ho creato io, gli voglio molto bene. Vederlo che comunque da essere un puletro gracile in un paddock ad arrivare in America ad essere uno dei top cavalli al mondo è stato veramente bellissimo da viverlo. Sicuramente se l'avessi fatto io al posto di Andrea sarebbe stato più bello, ma questo è normale, però sono molto contento per la carriera del cavallo. Sicuramente non l'ho vissuta male, assolutamente, con nessuna invidia. Fantastico. Lucas, can you tell us if your love for horse was a sort of family tradition or it was born by yourself? So can you tell us about your first years or first experience on the horse in the horse world when you were younger? So the horses in my family are from always. My grandparent he fight in the war, and he was soldier on the horse. And my grandpa had a stable with the jumping horses. When my mom ride a little bit before, then my dad, when he meet my mom, start to ride, and he found the Western. And then I think I was 7 or 8 years old, and we start together with my dad to do the Western before raining all around the disciplines, trail, Western Pleasure. Tra le buche che ti sono capitate, no? Parliamo sempre di buche professionali, dai. Ha pesato molto quella famosa redine che cade nel pre-futurity e che in qualche modo sulla stagione poi l'ha segnata, no? Per quel cavallo meraviglioso che poi per fortuna abbiamo rivisto vincente al futurity europeo. Ah, ho capito, con Ice Storm Man. Beh, guarda, nel senso, penso che tutti i trainer gli sia capitato che gli cadesse una redine. A me è successo 2 volte, non una sola, però sai, io gioco molto con le redini in gara, quindi è più probabile anche che mi succeda, perché tante volte le allungo e raramente sono con il pugno veramente chiuso, perché cerco sempre di rimanere morbido con la mano, quindi è possibile che ti cada. Sinceramente non mi ha cambiato niente durante poi l'anno agonistico. Ci sono rimasto male in quel momento, perché insomma la gara era partita veramente bene e sapevo che avrei potuto vincere facilmente. Ma tu hai introdotto un tema importante, sai Mirko, perché una cosa molto bella anche dei professionisti veri e che non rimangono troppo appesi né alle vittorie né alle sconfitte. Magari i non pro, anche quelli di periferia come me, sono sempre lì a rimuginare in qualche modo su quello che hanno fatto la domenica, e questo se lo tirano dietro anche negli errori per mesi. Cioè, ti sembra un argomento interessante questo? Vuoi dire qualcosa magari o dare qualche consiglio anche su questo aspetto più psicologico della gara? Allora, sicuramente quando vai male in una gara, io non dico che devi cancellarla, io dico di guardare il lato negativo e di migliorare solo quel lato lì, e di vedere il lato positivo e cercare di fare la stessa cosa nella gara precedente. Io guardo spesso le mie gare dove ho fallito per vedere dove ho sbagliato e cosa farei di diverso oggi, però guardo anche quelle dove ho fatto bene per cercare di fare la stessa identica cosa. Cerco anche di capire cosa ho fatto quel giorno per preparare quel determinato cavallo che aveva quel tipo di carattere, cosa ho fatto nel campo prova, se l'ho montato troppo, se l'ho montato poco. E ci sono cavalli che comunque tra loro si somigliano, e allora magari so un cavallo che mi ricorda un altro cavallo con cui sono andato bene in quella gara, vado a pensare cosa ho fatto prima di quella gara e cerco di fare la stessa cosa con quel cavallo, o perlomeno una cosa simile. Però cerco sempre di non abbattermi troppo e di non fossilizzarmi troppo sugli errori, ma soltanto di imparare dall'errore senza fare una tragedia, perché sennò poi la vivi male.
Futurity Finals 2019, you and Mirko, big friends and co-champion in the L4 Open Final. So a big dream for both of you. But we all remember that some horses before, with the first hole, you had some problem in the show pen. So did it in any way influence your behavior, your show behavior, or did you change your plane with a second horse, then later on was the champion? The first I stopped, the Frozen Shining Gun is a really special horse for me. I think it's for sure one of the best, one of the most talented horses I have ever ride. And well, I was very sad after when it all happened, because I knew it. He is a great special horse, and I knew that if I don't do any mistake, I knew he could make a really good result at the Futurity. Mm-hmm. But then in the first go, after third maneuvers, we were out already, and I knew it. It was maybe my mistake, mm-hmm. that the turn I didn't start so good. The turn he gets a little too much bent, and then he couldn't find the right step for the first two revolutions. Then after, when he get the good rhythm, he start to speeding up on his own. Then I think I stop him to rush, and it happened. So I was very, very sad after this run, but I knew I had a second great horse, and I knew that I have to go back in the mind, in the good shape in the mind, very fast before I go with the copyright. Lucas, let's get back to the 19 Derby. It was clear to all at a certain point that you were the champion. And when you came out from the show pen, Mirko Midilli gave you a big hug. So we are very curious, how did you get along with this solid friendship that you seem to have with Mirko? Can you tell us something more about it? Well, I was always the fan of Mirko before, when we didn't know each other. I remember I watched his run with the Iceman winning the Futurity. It was always one of my favorite runs of all time. Mm-hmm. And we know each other, I think, since 3 years. We met in European Derby in Lyon. And I remember, because he came to me and he asked me about some tips in the circle, what I do. And I remember this moment, because for me it was special, because he was my kind of my idol. And then he came and asked me something. And then we know each other from that time. And it just keep on going. We stay in good relation. We are good friends. Io fino a quel momento ero reserve champion con Mosè, che aveva vinto la sera prima la finale non pro con Bernardelli, e io ci ho fatto la finale il giorno dopo. E comunque non mi interessava che se lui passava avanti mi portava via il reserve champion, io sarei arrivato terzo. Ero contento per lui perché si meritava la vittoria, e niente, l'ho aspettato al cancello per dargli un abbraccio, perché so quanto era importante per lui, quanta passione, quanta dedizione si mette in questo lavoro, e so che persona fantastica è, quindi se lo merita proprio più di tante altre persone. Hello!